Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale che cerca di ripromettersi di portarmi alla mia indipendenza finanziaria con tante cose, chissà quante, investimenti, risparmio, crescita personale. Oggi un video molto particolare, andiamo ad affrontare un tema molto serio che riguarda quasi tutte le persone che cercano di affacciarsi al mondo degli investimenti, i broker truffa. Bene, i broker truffa sono una problematica abbastanza evidente, poi nel video, se guardi fino alla fine, capirai perché ti mostrerò dove trovare tutti quanti quelli che sono stati segnalati o oscurati dalla Consob, e sono tantissimi. Ti dico solo che la Consob da luglio del 2019 ha oscurato, e poi andiamo a vedere anche, ti mostro dove guardarlo, 290 siti di broker che non erano autorizzati e che andavano ad operare senza nessun tipo di tutela per il consumatore. È una cosa straordinaria perché è un qualcosa che va preso in considerazione quando si va a valutare il broker in cui si va a investire, perché le truffe sono sempre dietro l'angolo e purtroppo le persone che vanno a cadere in queste truffe sono sempre tante. Allora oggi ho voluto realizzare questo video per fare capire un po' la situazione, come si sta evolvendo, di cosa parliamo e come possiamo evitare di essere truffati. Prima di tutto, andiamo un po' a parlare di cos'è un broker. Un broker è un intermediario che ci permette appunto di andare a operare su alcuni mercati, di effettuare compravendite di titoli finanziari, possono essere azionari, obbligazionari, possono essere delle operatività sul Forex, sulle materie prime o sulle criptovalute. E ovviamente nella sua selezione bisogna andare a guardare alcuni parametri che possono sicuramente non eliminare tutti i rischi correlati appunto a un broker, perché un broker può anche essere autorizzato e poi fare delle operazioni che sono contro la legge. E quello purtroppo non possiamo prevederlo, ma possiamo mettere in pratica alcune cose che possono evitarci di andare a incorrere in quelli che non sono autorizzati e che sono truffe fin da un principio. Per cui è quello che andiamo a guardare in questo video oggi. Quali sono i parametri per andare a valutare che un broker sia effettivamente sicuro o comunque che sia più sicuro rispetto agli altri? Beh, prima di tutto bisogna andare a guardare se uno degli enti che emettono appunto delle autorizzazioni è presente nel continente europeo, e ce ne sono tanti. Quello più utilizzato in Europa per tanti motivi, forse anche per un po' meno controlli, ma anche perché è un po' meno complesso e burocratico da ottenere, è l'ISAEC, che è quella di Cipro, ma l'FCA, quella inglese, è anche molto utilizzata per i broker che vogliono operare anche nel Regno Unito. Alcuni, come Trading 212, ha una licenza bulgara e nonché anche una licenza irlandese. Per cui bisogna andare a guardare se il broker è effettivamente regolamentato. I broker che non sono regolamentati a livello europeo non significa che siano dei broker truffa, ma in ogni caso è sempre buono e opportuno andare a fare delle valutazioni successive, perché appunto non essendo correlati alle regolamentazioni europee possono comunque operare in maniera totalmente diversa, senza regolamentazioni, ed essere appunto delle truffe. Un altro punto da andare a guardare sono gli slogan facili, cioè tanti soldi subito in poco tempo. Questa è una trappola che attira soprattutto le persone inesperte nel campo, quelle che si affacciano all'inizio, diciamo, nel mondo degli investimenti, perché ovviamente quando una persona non ha esperienza e vede che un broker rispetto all'altro può farti guadagnare di più, ovviamente attira di più l'attenzione. È una persona inesperta, non capisce la differenza fra il rendimento che può essere effettivamente reale e quindi che può essere connesso a quello che è effettivamente il mercato di riferimento, con quello che invece è una semplice promessa, una facile promessa di magari dei broker che funzionano un po' a schema Ponzi, cioè prendono i soldi di una persona, che poi è un po' quello che fanno tutti. Sono quelli che rubano i soldi e quelli che fanno uno schema Ponzi, prendono i soldi e pagano gli altri con i soldi dei nuovi ingressi. Quando questo castello finisce di raccogliere nuove associazioni, è il momento di scappare col malloppo. Per cui slogan facili sono opportunamente da evitare, perché 99 su 100 nascondono una truffa. Un terzo punto da tenere sotto osservazione è il fatto che il broker, dopo che ci siamo registrati, comincia subito a chiamarci in maniera continua per chiederci di versare soldi sul conto. Bene, un broker autorizzato solitamente non fa così, perché ovviamente una persona è libera di andare a versare i propri soldi reali sul conto broker quando si vuole andare a operare, quando si sente pronta. Infatti, molti dei top tier broker, quelli che sono regolamentati, che sono appunto molto grandi, diciamo, vanno ad affiancare al conto reale il conto demo, proprio perché la persona che è inesperta può andare a praticare con i soldi non reali, non solo a vedere come funziona il mercato di per sé, ma anche come funziona la piattaforma, prendere una certa manualità con la piattaforma ed evitare di fare errori particolari prima
di andare a, diciamo, immettere la liquidità propria e per cui prima di andare a utilizzare i propri fondi reali. Per cui un broker che ci chiama in continuazione non è detto che sia un broker truffa, ma sicuramente un campanello d'allarme da tenere in considerazione. Un'altra cosa che tengo in considerazione, che cerco di evitare, sono tutte quelle funzioni di trading automatico che vengono offerte dalle piattaforme. E attenzione, non sto parlando di ProQuant, ad esempio per Trading 212, o di eToro che ha il copy trading e quindi il mirror trading. Parlo proprio di quelle piattaforme che promettono di andare a versare i soldi, di lasciarli lì e che il broker di per sé farà dei movimenti automatici che ci faranno guadagnare somme piuttosto importanti. Quando vedo queste tipologie di promesse, per me è un broker scam, perché i soldi di una persona non possono essere immessi in un conto broker e andare a generare delle rendite passive praticamente onnipresenti con dei trading automatici computerizzati. Anche perché se ci pensiamo, Moneyfarm, che è un servizio di robo advisor, non promette assolutamente dei ritorni eccellenti che sono al di sopra della media di mercato di tanto. Promette dei rendimenti che sono in linea con quello che è il mercato, magari qualcosina in più. Avere dei rendimenti del 150% giornaliero, ma anche fosse mensile o anche che fosse annuale, sono cose che non possono funzionare con un trading automatico e comunque solo i top trader o solo i top investor possono fare, sicuramente non un programmino fittizio che sicuramente non esiste, che è stato messo su un conto broker. Per cui quando si vedono queste tipologie di promesse, quel broker per me è da evitare. Un'altra cosa molto importante che ti voglio lasciare, ed il link lo troverai in descrizione, è il link al sito Consob che si occupa di dare le news rispetto appunto ai broker o alle piattaforme che sono state oscurate o segnalate dalle varie, dai vari enti che regolamentano il mercato europeo. Può essere quello irlandese, può essere quello inglese, quello italiano, quello spagnolo, non importa. Ogni, ente che regolamenta i propri mercati locali va a segnalare al tutto quello che è il complesso degli enti di regolamentazione europeo i broker che vengono segnalati o oscurati. E su questa pagina della Consob si possono trovare l'elenco di tutti quei broker che sono stati segnalati e oscurati. Per cui basta cliccare nel campo di ricerca del vostro browser, perché è una pagina continua, viene aggiornata giorno dopo giorno, per cui la pagina è sempre unica, semplicemente lunghissima. Per non andare a cercare, basta digitare nel campo di ricerca del vostro browser e in automatico potrete andare a trovare se quel broker è stato segnalato oppure oscurato. Questo è importantissimo per capire, nel caso in cui il sito non fosse stato oscurato, ovviamente, che il broker sia stato segnalato, e in quel caso sento puzza di bruciato, eviterei appunto di andare a versare fondi su quel conto broker. Una metodologia per evitare, nel caso in cui si cada in queste truffe, di perdere i propri soldi è di andare a caricare il proprio conto broker con la carta di credito. Questo perché entro un tot di giorni, credo che siano 10 o 15, da quando il versamento è stato fatto sul conto broker, c'è la possibilità di chiedere l'istituzione del pagamento tramite la vostra carta di credito, per cui l'emittente della carta di credito, nel caso fosse una banca o direttamente Mastercard, Visa o qualunque voi abbiate. L'importante è che sia carta di credito e non carta di debito, perché ovviamente in quel caso questo non è possibile, perché la carta di credito appunto è dei soldi che anticipa l'ente emittente, per cui Visa o Mastercard, mentre se voi pagate con la carta di debito sono soldi che provengono dal vostro conto corrente e in quel caso non è possibile richiedere appunto il ripristino della transazione. Però dove il conto broker non permette appunto di pagare con la carta di credito e avete dei dubbi riguardo a quel broker, io farei delle ricerche in più per evitare che possiate perdere i vostri soldi. Un'altra cosa che ho fatto e che faccio di solito quando mi affaccio a un broker che è nuovo, comunque anche dal punto di vista del nome, ma magari anche se sia famoso, per vedere appunto se è regolamentato abbastanza, è andare a cercare le informazioni che solitamente dovrebbero trovarsi sul loro sito di quel broker e andare a vedere se gli stessi parametri, appunto magari non dico la ragione sociale perché quella potrebbe essere cambiata, ma il numero di registrazione, la sede fiscale e tutti questi, l'indirizzo, tutti questi dati non corrispondono a uno o più altri broker che vadano a operare sul mercato con nomi differenti. Perché ovviamente se troviamo 5-6 broker con nomi diversi ma con lo stesso indirizzo, stesso numero di registrazione, stesso numero di telefono, molto probabilmente sono una serie di schemi Ponzi che sono stati messi lì uno dopo l'altro per fregare più persone da più punti di vista. Per cui se si trovano le stesse informazioni,
quel broker, secondo me, è da evitare come la peste. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a guardare il sito web del broker, vedere come è impostato, vedere se è in più lingue e se è in più lingue come sono le traduzioni, perché ovviamente se un broker regolamentato ha un sito internet con delle transazioni fatte ad cazzum che non si capiscono o con una grammatica sconnessa o ci sono pochissime informazioni o non ci sono i dati fiscali del broker, beh, in quel caso, se non riusciamo a reperire le informazioni neanche sul sito ufficiale del broker, quel broker sicuramente è da scartare. Un'altra cosa che voglio aggiungere sono tutte quelle telefonate che possono essere ricevute senza che noi facciamo nessuna registrazione a un conto broker e magari, solitamente sono per il Forex o per le criptovalute, telefonate non richieste di persone con una lingua italiana o inglese piuttosto difficile da comprendere perché non viene parlata bene, che ci chiedono se vogliamo scoprire questo nuovo broker. A me ne sono arrivate parecchie e magari ci chiedono di fare il primo versamento senza commissioni, guadagni facili, gestiamo in maniera così, gestiamo in questa maniera. Allora ragazzi, se chiamano sono da evitare. Se non riuscite a chiudere la chiamata subito perché vi tengono a parlare, chiudetela voi. E soprattutto molti smartphone al giorno d'oggi permettono di bloccare il chiamante, per cui se quel numero è un numero vero e proprio che vi compare sul vostro display del telefonino, potete fare blocca chiamante, per cui potete non ricevere più chiamate da quel numero. Ovviamente questi broker che fanno scam cercano di cambiare giorno dopo giorno i loro numeri di telefono, il loro nome, la loro ragione sociale, per cui potrebbe essere un loop, però ovviamente meglio bloccare una chiamata in più che andare a perdere i propri soldi per una truffa. Inoltre nella descrizione del video vado anche a lasciare il link di un altro sito che si chiama tutelatrader.it, dove ho reperito alcune informazioni che ho utilizzato per fare questo video e ovviamente una cosa importantissima, anche alcune linee guida da seguire per evitare appunto gli scam, di essere fregati dai broker, alcune linee guida di come comportarsi se si è stati fregati da un broker e per cui se si è persi i propri soldi, e ulteriormente una lista aggiornata di tutti quei broker che vengono segnalati e oscurati dalla Consob e che per cui sono da evitare come la peste. C'è proprio un link di ricerca, ci sono tutti i broker in lista, comunque si possono ricercare e vedere se il nostro presunto broker, quello che ci ha contattato, compare in quella lista dei broker segnati oppure no. Mi raccomando, bisogna prestare attenzione perché i soldi sono nostri, li studiamo, li lavoriamo e non è giusto che qualcuno ce li venga a rubare fino a casa. Bene, spero che questo video sia stato di tuo interesse e se lo è stato, per favore lascia un pollice in su. Se sei di passaggio, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!